Sì, ciao, io sono Vince e questa è casa mia, l'opinione calcistica mondiale. E perché ci rido su? Ve lo dico subito, mo ve lo spiego. Intanto vi ricordo, come al solito, di dare un'occhiata a tutti i nostri social, visto che ci impegniamo così tanto ad averli aperti, insomma. E come Sarri. Come sa, aperto. E dare una spintina al nostro canale YouTube sarebbe tanto bellino. So che è un traguardone, ma arrivare a 100 iscritti prima della cioè entro la fine del campionato. Però ragazzi, vedete un po' voi, se no niente unboxing, vedete voi. E quindi niente, dateci forza, dateci spinta, fateci diventare grossi. Comunque, perché io sono tra i pochi italiani che nonostante questa tragedia sportiva ci rido su? Perché se voi andate a ritroso a recuperare i miei video, che erano più brutti di quelli che facciamo adesso, però se andate a recuperarveli, vi ricorderete che io sono uno dei pochi che anche appena dopo aver vinto l'europeo e iniziate le prime partite per chiudere la qualificazione mondiali, vi dissi che quest'Italia non mi convinceva. Io conoscevo già dei polli di casa mia nazionale, cioè l'edizione national, che praticamente non mi convinceva. Il gioco, la qualità della squadra, anche la sopravvalutazione di questo gruppo che in estate ha fatto un'impresa. Però io resto sempre di un'opinione che quando si tratta di una competizione di un mese, tante cose possono girare nel tuo verso e può venire fuori l'impossibile, cioè l'impresa che nessuno pensava, ribalti il pronostico, grande trionfo. Però sul lungo periodo, come ad esempio in un campionato di Serie A dove ci sono 38 partite, ma comunque anche una qualificazione mondiale dove devi fare una decina di partite, 10, 12 quelle che sono, vengono fuori i veri valori. E secondo me la vittoria di quest'estate fa bene per la storia, fa bene per l'almanacco, ha fatto male a questo gruppo che secondo me doveva fare una crescita graduale, invece ha fatto uno sciopone in alto subito, vincendo già un grande trofeo. Per me non ha fatto bene a livello mentale sia al gruppo che al mister, che secondo me hanno perso un po' il filo, sono rimasti i problemi di scarsa realizzazione offensiva, perché ricordiamocelo ragazzi, cioè tolta che forse la partita più bella è stata Italia-Belgio. Veramente pensi che una strategia del genere ti porta a conquistare una donna o che ti risponda? Ma soprattutto io che sono una professionista mi occupo di queste cose. Dove comunque non credo che abbiamo giocato davvero meglio del Belgio, però siamo stati più concreti. Ma in effetti è stata la partita più Belgio. Più Belgio. È vero che c'è stata più Belgio. Però, siamo onesti, la Spagna non ci ha fatto vedere palla e abbiamo vinto i rigori. E la finale con l'Inghilterra l'abbiamo vinta i rigori. Dove il gol del pareggio l'abbiamo fatto in un rocambolone mischione dentro l'aria su un calcio d'angolo. Siamo onesti, non è che li abbiamo presi a pallate, non è che abbiamo espresso un calcio wow. Non è che abbiamo creato 100 occasioni da gol. Bisogna essere obiettivi, cioè mettete da parte un pochino il nazionalismo, l'orgoglio, il po 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 po. È stata italiana, eccetera eccetera. È stato bellissimo vivere questo sogno, però torniamo sulla terra. E ci siamo tornati in maniera molto brusca, perché non è che noi non siamo stati in grado di vincere contro la Macedonia, perché quella è una partita secca. Già sto iniziando a lavorare, l'ho fatto già a Pasquette, ma lo voglio rifare in questa domenica. E sarà dura questa Macedonia. E se non hai le qualità, il carisma e le palle, magari sta partita la perdi, come è successo. Ma il problema vero è che tu in un girone assolutamente facile, di ritorno dagli europei non hai battuto la Svizzera due volte, non hai battuto la Bulgaria, non hai battuto l'Irlanda del Nord. Cioè, capiamoci, non siamo usciti ieri cioè l'altra sera dal mondiale. Siamo usciti quando tu su quattro partite ne vinci una sola, contro la Bielorussia. Vi ricordate quel video? Vi ricordate il nostro post, forti noi o scarsi loro? Scarsi loro. Ragazzi, è così, è così. Quindi, io vi dico una cosa, ho sentito tante opinioni in queste ore così, ma per quello che penso io, il calcio italiano è mezzo moribondo, ma per un grande motivo. Per il decreto crescita? Decreto crescita di cui alcuni si sono riempiti la bocca, non c'entra assolutamente niente. Il grande problema è, vi sfido, vi invito ad andare a vedere delle partite di eccellenza o degli allievi. Che guarda l'uovo di predero, imparavo, incantavo.
E sema, caraio! Andare a vedere addirittura i pulcini, comunque nelle scuole calcio, e guardate con i vostri occhi cosa insegnano oggi ai ragazzini, ai vostri figli e ai vostri nipoti. Una beata minchia! Non insegnano calcio. Questo è il grande problema. Se semini e non fai crescere delle radici, non verranno mai degli alberi forti. Quello è il punto. Guardate altri paesi, in Germania, in Spagna, in Olanda, ci sono dei modelli di calcio, si inizia a insegnarli dai bambini e poi vengono sui fenomeni, i vivai forti, eccetera, eccetera. Noi stiamo morendo dal basso, perché non è che mo il problema è la Serie A, Mancini o la nazionale, è che oggi ci ritroviamo con la nazionale più scarsa da che sono vivo io. Cioè io in anni di vita una nazionale italiana così di basso livello, soprattutto a livello di attaccanti, non me la ricordo. Questo è quello che penso, ragazzi, quindi niente, fate come me quando ci sarà il mondiale del Qatar. App di Bwin in mano e scommettetevi tutti i soldi che avete. No, non è vero. se mi chiamano quelli di Monopoli. Pronostico, secondo te chi vince il mondiale? Troppo presto, ma la Spagna che ho visto agli europei promette bene. Però troppo presto, perché io magari dico questa nuova Teo Giroud. La Francia è sempre molto attrezzata, ma dobbiamo tenere d'occhio le sudamericane e capire se sono tornate a livello. Macedonia che botta fuori il Portogallo, ma non credo, perché si vorranno portare i soldini di Cristiano Ronaldo in Qatar, ne sono più che sicuro. Passiamo al Milan, campionato. Ok ragazzi, inutile dire che siamo nella fase caldissima. Mancano 8 partite per noi, 9 per i cugini, che quella col Bologna la giocheranno quando gli fa più comodo. Proprio sì, così. Poi adesso quel problema di Sinisa se la godono proprio. Ecco, poi tra l'altro Sinisa, forza, mi raccomando. Sono sicuro che comunque puoi vincere ancora tu. Lotta, non mollare, ma lo so già perché sei un guerriero. E quindi noi aspettiamo di rivederti con la tua coppoletta e tu le cazzo di fighe scarpe che metti sempre. Da 7.000 euro. Esatto, torna presto, lotta e non ci mollare mai. Vorrei che certe voci che sto sentendo in giro venissero un po' rimesse a livello. Il Milan non è il favorito per la corsa finale, perché i punti di vantaggio che hai oggi potrebbero non bastare, perché quando non mancano 8 partite, ogni partita è pesantissima, tutte le palle pesano un casino, le gambe si fanno molli, se non c'hai la testa vincente è difficile portarla a casa. Quindi se non c'hai la testa Vincenzo. A testa Vincenzo non vinci un cazzo, questo è sicuro. Però ci vuole la testa da vincente, la mentalità, la voglia, ci vuole la garra, ci vuole garra per portare a casa un campionato. Il Milan in questo momento è davanti, ma non vuol dire veramente niente, perché addirittura la Juve, battendo l'Inter, può rientrare nel giro in maniera clamorosa, può rientrare in gara e può succedere veramente di tutto. Le distanze sono brevi, davvero, ci sono 4 squadre più o meno nel giro di 7 punti, non è niente quando mancano 8 giornate, ragazzi, cercate di capire questo. Sentire anche i cugini nerazzurri, quelli là, insomma, i ratti, le biscette. I ratti sono quelli peggiori. Poi ci sono anche dei tifosi interisti meritevoli, come il mio amico Mattia, il mio amico Marco. Ce ne sono diversi che meritano veramente stima e rispetto, che non piagnucolano ogni robina storta che va. È inutile che cominciate a fare il piagnisteo, a dire è finita, ormai arriviamo a quarti. Sono tutte cazzate, ragazzi, perché mancano 9 partite, per voi sono 27 punti, potete ancora portare lo scudetto a casa, perché onestamente parlando avete la struttura più solida di tutti e è un periodo che vi gira un po' così, nel senso che ora siete un po' offuscati, però c'è da qua a dire che l'Inter è fuori dai giochi, ragazzi, è una cagata pazzesca. Bravo! Però voglio dire, non è serio da parte di un tifoso interista dire che la lotta è finita, perché veramente tutte e quattro, nonostante io non creda molto nel Napoli e questa cosa mi si ritorcerà contro di sicuro, non credo che nessuna delle quattro sia completamente fuori, e che in 8 giornate in un campionato così livellato, così equilibrato, può succedere di tutto. E che quindi occhio ragazzi, forza, mettetecela tutta. Noi abbiamo voglia comunque di sognare fino alla fine, poi dai sogni a volte ci si risveglia, a volte durano un po' di più. Fatecelo durare il più possibile. Forza ragazzi, forza Milan. Io invece mi sbilancio, mi piacerebbe o tutto o niente. O botta di culo e ci impegniamo e vinciamo sia campionato che Coppa Italia. E beh, quello sarebbe proprio la ciliegina sulla cappella. Fare un double all'improvviso. Esatto, all'improvviso
oppure il Napoli. Però di sicuro... Sì, diciamo che se dobbiamo proprio essere molto di campanile, esatto, e molto rossoneri, tra tutte sceglieremmo il Napoli come male minore. Esatto, però a questo punto hai battuto, cioè, sei perfettamente ancora in corsa con la Coppa Italia. Ma infatti, diciamo, dico, che voglio sperare che l'entusiasmo sia talmente alto, esatto, non da gasarsi, perché non bisogna, ma neanche da cagarsi addosso. Quindi se ci volete regalare il double, wow, tanta roba e spruzziamo come dei pazzi. Sali acqua dalla vagina e io mi spaventai. Se no, ragazzi, ci basta anche il campionato, non sarebbe male, e rompere quella roba che loro vorrebbero fare, che non dico per questioni di scaramanzia. Detto ciò, Itaca è lontana, ma magari ci arriviamo. Piccola citazione, ma adesso volevo chiudere il video parlandovi solo un momento di mercato. E volevo dirvi, in questo momento dell'anno sicuramente i dirigenti bravi si muovono già per fare gli acquisti, quelli veramente importanti, perché secondo me si fanno sempre tra marzo e aprile e non giugno-luglio, quelli veramente importanti. E io credo che i nostri si stiano muovendo, credo che si stiano muovendo bene. Certezze ad oggi non ne possiamo avere, quindi mi raccomando ragazzi, non credete a quelli che vi chiedono soprattutto dei soldi per darvi delle bombe di mercato, perché ragazzi, nessuno di noi che fa YouTube e queste cose qua non è veramente del campo, a parte Vitiello, Pellegatti, loro sono veri giornalisti, sono molto vicini all'ambiente Milan, ma se non si sbilanciano loro, perché lo dovrebbe fare gente che non ha niente a che fare con la società Milan e che vi dice che se mi dai 30 euro ti dico che prendiamo Pelé? Ragazzi, esatto. Pelé è vecchio, cioè non viene più al Milan. O anche quelli che di cognome, cioè, finiscono con Oni, ci sarà un motivo, perché fa rima Oni con fa rima con coglioni, anche quindi, con Negroni, esatto, le stelle sono tante, milioni di milioni, esatto, quindi proprio perché, cioè, diffidate dalle imitazioni, cioè diffidate dalle imitazioni, ma anche da chi vi porta verso l'informazione facile, perché l'informazione facile non esiste, perché piuttosto noi non le diciamo, noi infatti piuttosto, cioè, prima ci documentiamo prima di dirvi qualcosina di un po' più succulento, ma ci documentiamo non una volta ma due, tre, quattro volte prima di metterle all'esterno, e non date dei soldi a chi vi chiede dicendovi che vi do una certezza, vi do una bomba, anche perché ragazzi, vi do un consiglio mio, secondo me anche se non gli date quei soldi, ve li tenete in tasca, tra qualche mese la verità la scoprite, e non è che state meglio oggi, eh? Cioè non è che andate a casa a dormire godendo perché avete avuto la bomba in anticipo, ma che ve ne frega ragazzi, il calcio è un gioco. Sì, ma parla per te che dici che calcio è un gioco, capito? E io mi metto in diretta e li pago 30 euro, quello mi dice le bombe di mercato, capito? A me piace, cioè, oh, le bombe quando arrivano e in questo periodo bombe è meglio non parlarne, quindi ricordatevi che comunque casa mia è sempre per la pace, non vuole la guerra e spera che finisca presto quello che sta accadendo in Ucraina e in Russia, quindi tenete duro e speriamo che tutta questa roba brutta finisca e che potremo pensare solo alle stronzate e a divertirci. Per questo, per oggi è tutto, buon weekend a tutti, alla prossima, ciao. Perché ragazzi, da qua alla fine possiamo avere il double che ci porta qua in paradiso, oppure non avere niente e rimanere con un pugno di mosche nelle mani, oppure c'è questo livello qui in mezzo che vuol dire diventare campioni d'Italia.